Dicevo, intanto io mi chiamo Carlo, quindi tra le altre cose, questo è il vecchio, è uno dei venti più vecchi edifici del comune di Villa Minozzo, e qui è stato collocato in questo piano il Museo del Maggio. Che cos'è il Maggio? Perché la prima domanda che viene a tutti spontanea, che cos'è il Maggio? Allora, trovare l'origine del Maggio è un'origine abbastanza antica, perché il mese di maggio rappresenta, sempre rappresentato all'inizio, il momento di discontinuità tra l'inverno e l'inizio della primavera. E direi che la tradizione vuole che in questo periodo, soprattutto i primi giorni di maggio, tanto per essere molto chiaro, in buona parte dell'Italia, ma anche fuori dall'Italia, ci siano queste tradizioni di celebrare l'inizio della primavera e la morte quindi dell'inverno, la primavera intesa come sia dal punto di vista agricolo, no? Quindi come ripresa, rinascita della fioritura, del verde, sia dal punto di vista anche del fatto del chiudere il periodo invernale, che è il periodo più morto delle quattro stagioni che ci sono nell'ambito dell'anno. L'origine quindi è fondamentalmente un'origine di esaltazione floreale. In alcuni posti, soprattutto dell'Italia centrale e meridionale, ci sono alcune tradizioni abbastanza originali, che sono quelle di raccogliere i primi alberi che cominciano a fiorire, di fare di questi alberi, di portarli in giro per il paese, ma soprattutto anche di cantarlo poi, di fatto di cantare l'esaltazione dell'arrivo della primavera. Questo è l'origine del maggio dal punto di vista più che altro storico. Qual è l'evoluzione che è arrivata a noi? Non è solo questa, perché l'evoluzione successiva, che è quella che noi celebriamo, che è una delle tradizioni più grosse che è rimasta nel comune di Villa Minozzo, è la, di fatto è una tradizione che non si ripete più durante il periodo, all'inizio, quindi la primavera nel maggio, ma si ripete soprattutto durante il periodo estivo. Non è altro che il modo col quale gli abitanti del posto solitamente cantano delle gesta epiche, solitamente legate al nostro territorio. Non so di dove siete, ma se voi pensate a Scandiano, al Boiardo, alla Gerusalemme liberata, quindi vengono cantati solitamente delle gesta epiche che fanno riferimento alla lotta del bene sul male, dei crociati contro i turchi, e vengono cantate e rappresentate solitamente in radure nei boschi, cantate da personaggi locali. Quindi di fatto, dicevo, l'origine è un'origine che arriva sul nostro territorio, in modo particolare nelle zone della provincia di Modena e di Reggio, soprattutto della montagna reggiana, tramandate appunto per effetto del fatto che i nostri pastori di fatto andavano nella Maremma, e dalla Maremma ed è dalla Maremma che hanno portato poi i primi maggi, no? Il maggio, che adesso viene cantato per dirvi questa, non è altro che la raccolta di alcuni maggi, no? Quindi qui ci sono, è come andare all'opera, perché in effetti se voi andate, il maggio inizialmente, ecco, come si rappresenta il maggio? Il maggio è una cosa molto semplice, un gruppo di persone, solitamente sono dai 12 alle 16 persone che lo cantano, divise solitamente in due gruppi, quindi ci sono i buoni e i cattivi, o i cristiani e i pagani, no? E inizia una sfilata che viene annunciata solitamente da dei suonatori, e i suonatori sono sempre composti dagli stessi strumenti. Solitamente c'è la fisarmonica, il violino e la chitarra, e il ritmo, vedrete, poi vi farò sentire, il ritmo più o meno sempre lo stesso, e si inizia questa sfilata. In questa sfilata viene fatto solitamente, vi dicevo, nel modo circolare all'interno solitamente di radure, dove c'è la possibilità di sedersi per vedere anche la rappresentazione del maggio. E nella nostra zona abbiamo
ancora, viene ancora cantato nella zona di Costa Bona, chi lo conosce, se sapete Costa Bona, nella zona della Val d'Asta, Morsiano, Morsiano, Gova, che si sono uniti, Morsiano, che si sono uniti fra di loro, poi con il Modenese dalla parte di là, con Frassinoro, con quella parte del Modenese che era anche quella prima direzione del Maggio. Dicevo che il Maggio, no? Adesso di fatto viene solitamente per andare, il Maggio durava inizialmente, nel primo periodo, nei primi periodi durava 4 ore, quindi era una cosa impressionante, c'era solo quello durante il periodo estivo, la gente si trovava e iniziava questa rappresentazione dove assieme alle rime, no? Che poi sono tutte, sono rime che riportano delle gesta epiche fondamentalmente, solitamente il buono viene rapito, il re viene rapito la principessa viene portata, viene rapita dai turchi, poi viene poi liberata, queste sono, diciamo adesso viene affiancato solitamente anche da libretti, no? Questi per dire come di fatto ci sia una, ci sia stato nel tempo una proliferazione di fatti, di epici, di rappresentazione del Maggio, dove vi dicevo il Maggio, il testo di un Maggio non è l'esatta riproduzione di quello che è avvenuto esattamente nella Gerusalemme liberata. Ma ogni compagnia del Maggio, in ogni compagnia del Maggio c'è un autore che solitamente lo prepara durante il periodo invernale, adesso è stato ridotto dai 4 ore alle 3 ore, alle 2 ore e mezzo, perché evidentemente hanno capito che i tempi erano abbastanza lunghi, ed è stata riportata, ed è stata ogni autore, ogni compositore la data secondo delle persone che evidentemente lo cantano, e poi lo trasforma in quindi della stessa fonte ci sono tante rappresentazioni diverse di quello che viene di come viene cantato. Per narrar vicende strane.